Spero che siate preparati al fatto che sono l'oratore meno autorevole di questi due giorni, quindi... Regia, grazie. Il più prestigioso, ma decisamente... Se arriva la... Ecco, grazie. Sono io. Allora, ovviamente la prima cosa che vorrei fare è settare il corretto livello di aspettative, visto che prima di me hanno parlato solo oratori molto prestigiosi. Quindi vorrei fare questa precisazione. Come diceva Mark Twain, non ho mai lasciato che la scuola interferisse con la mia istruzione, come mi insegna la mia amica Antonella. Non ero un secchione e neanche adesso sono molto intelligente. Per cui. Ero qui per dirvi come la vita è stata dura con me, vi faccio vedere com'ero. Io ero questo bel bambino col grembiulino nero, col fiocco azzurro, la cartina geografica, ero anche un bel bambino. E cosa mi sono sentito dire quando ero in quel setup lì? Sei un ragazzo intelligente ma non ti impegni abbastanza. È successo anche a qualcuno di voi? A parte i miei amici geni che hanno fatto gli speech prima di me, però a me succede ancora adesso. Per dirvi come la vita è stata dura con me, vi faccio vedere come sono adesso. In questa infografica mi vedete descritto come un homo technologicus e diciamo in questa foto mi vedete nella mia iconografia ufficiale in cui cerco di darmi un tono. Vedete che impugno con scioltezza il mio MacBook Air, però insomma, per fare il figo. Cosa ho combinato? Un sacco di cose. Principalmente l'incidente di percorso è stato quello che ho imparato a usare i computer e sono diventato uno straordinario programmatore. Ma non vorrei che mi fraintendeste. Io sono diventato uno straordinario programmatore di computer perché sono così pigro che preferisco rompermi la testa a far fare delle robe ai computer piuttosto che farle io. Quindi, mi vedete col capino chino sul fatturato nel mio ufficetto di Milano? E perché ho anche un lavoro, come alcuni non sanno, io sono il Chief Innovation Officer. L'ho detto bene, Iwan? Chief Innovation Officer. Thank you so much. Di NTT Data Italia, cioè lavoro per i giapponesi. Konnichiwa. Il mio motto è, lo conoscete, non è mio, è una frase di Napolitano? Einstein, no, lo sapevo. Tu dici scusa, ho fatto lo scherzetto. Lo sa pure un bancario, è straordinario. Come mi trovate? Questo è un buon modo per trovarmi, almeno fino a prima dell'acquisizione da parte della Microsoft. Va bene. Oppure mi trovate così, con questi mezzi un po' antichi ma che funzionano ancora. Se non potete farne a meno, chiamatemi pure, tanto non vi rispondo. Tutto quello che stiamo per raccontarci è la prosecuzione del lavoro di Marco Zamperini. Qui c'è Paola Succato, Gigi Tagliapietra. Lui ha ispirato State of the Net per tutte le sue edizioni e ci manca. Ma che cos'era Funky secondo te? Perché Funky? Lui era il Funky professor. Ma perché intanto il termine funky nella musica significa qualcosa che ha un ritmo, qualcosa che ha qualcosa di profondo dentro e letteralmente vorrebbe dire anche sporco, rude, ma sostanzialmente autentico. Cioè in qualunque condizione il funky è qualcosa che se ha una cosa da dire la deve dire e tra l'altro a questa struttura ripetitiva, se avete prestato l'orecchio al brano prima del filmato, che era appunto Make It Funky, per tutto il brano non dice altro che Make It Funky, cioè
Se hai qualcosa davvero lo devi fare fino in fondo e mettendoci tutta la grinta e la passione che serve. Questo è essenzialmente il concetto di funky. Per poi me, divertirsi sempre. Sì, anche esatto, quello che lo caratterizzava era proprio questo, no? Cioè, noi aspettavamo il suo intervento perché era sempre quello che facendoci ridere ci faceva imparare. Voi sapete che ridendo si aprono i neuroni e allora impariamo, quindi il fatto di riuscire a fare innovazione divertendosi in fondo. È quello che è così difficile in questo momento per noi e che vogliamo assolutamente fare. Abbiamo iniziato con un omaggio a lui, al suo modo di fare il narratore delle cose nuove e colui che ci aiutava a individuare tra le cose nuove quello che era importante, bello, divertente, con quello stile, come avete visto. C'è da trovare tanta altra gente che lo sappia fare, che sappia raccontare l'innovazione così, perché questo paese ne ha bisogno, non è un paese che sappia andare nella direzione giusta da solo, delle guide come Marco ci vogliono, ed è per questo che tutti i suoi amici, aziende, un sacco di gente, dovevate vedere com'era quel giorno, c'era tantissima gente, hanno voluto organizzare un premio per chi sa portare avanti quel modo di raccontare. Esatto, quindi un gruppo grande, un grande gruppo di amici di Marco, fatto di persone, ma fatto anche di aziende, perché le aziende, come diceva lui, sono fatte di persone, ha creato il Funky Prize, ovvero cerchiamo un nuovo funky comunicatore, una persona non soltanto che inventi cose, ma soprattutto che racconti cose, che le racconti in modo funky, che sappia comunicare, svegliare le persone. Lui usava spesso svegliatevi, divertitevi, giocate, erano le sue parole, cioè anche piangere, scusatemi, ma me l'ha insegnato lui, dicendomi guarda è bello, cioè. Però sì, alla fine cerchiamo persone così, non importa quanto siano giovani, dentro o fuori, non ci interessa, l'importante è che siano divertenti. Candidatevi, fate candidare, segnalate sul sito www.funkyprize.org, le aspettiamo entro il 31 luglio, ci sono 15.000 euro e il premio che daremo, poi Luca... Poi una borsa di studio offerta da Sole 24 Ore per partecipare al master della Business School del Sole, perché poi il divertimento lui era talmente esplorativo che si divertiva pure con le aziende, in questo era magico. Prendendolo in giro, ti ricordo, ma anche prendendolo beh, in anche giro. Qui avete, anche... aveva fatto tutta la scena con Marco. So che... Esatto, sì. Quindi insomma siamo tutte persone che possono leggere la realtà. In questo modo c'è da ricordare questa persona, soprattutto il suo stile, la sua cultura, ci farà bene nonostante la difficoltà di riprendere il filo che è stato interrotto dalla sua scomparsa, ma che può continuare con tutto il cuore. Ci auguriamo di trovare tanti che possano candidarsi e che vincere o non vincere portino avanti questa cultura. 15.000 euro, una giuria guidata da Laila Pavone con brave persone che ci lavoreranno e con questo master del Sole 24 Ore. Tutto per Marco, ma soprattutto per noi, come avrebbe voluto lui. Grazie. Grazie. Marco era il nostro fratello maggiore, come ha detto Luca, era parte di questa avventura fin dal primissimo giorno, non c'è una singola edizione di State of Net che non ci racconti di lui. Però questo è stato un anno straordinariamente difficile e triste per la comunità di State of Net. Abbiamo perso improvvisamente troppi amici, colleghi e fonti di ispirazione. Amici e colleghi come Luca Dello Jacovo, giornalista, collaboratore di Nova, un grande esploratore della rete, un appassionato divulgatore, anche e soprattutto nei luoghi meno fortunati della Terra. Amici come Donato Carriero, un artista dei grafi sociali,
anche lui un grande appassionato di reti sociali. Credo l'unico tra di noi che fosse veramente entusiasta di Google Plus e lo raccontasse a tutti. Amici come Angelo Agostini, un giornalista che ha provato tra i pochissimi in Italia a costruire un ponte tra mondo del giornalismo e mondo dell'accademia e che ha formato tantissime generazioni di giovani giornalisti allo stato dell'arte. E infine, proprio qui a Trieste, molti di voi l'avranno conosciuto, Franco Fileni, un sociologo, un professore universitario che fin dagli anni 90 aveva aperto le porte del mondo digitale in cui tutti noi oggi abitiamo. Nessuno di loro avrebbe amato la retorica, per cui il nostro modo di ricordare e di onorare la loro memoria è fare la migliore conferenza di cui siamo capaci e celebrare le esperienze, le testimonianze di tutti i fantastici relatori che si alterneranno su questo palco nei prossimi due giorni. A Marco, Luca, Donato, Angelo e Franco, grazie, siete nei nostri cuori. And now, let's begin.